Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Anche se sono figlia di veneziani, io sono nata in Abruzzo, a Pescara, e quindi oggi faccio un tipico dolce natalizio pescarese, il parrozzo. Vediamo gli ingredienti. Per fare questo dolce buonissimo, che è stato dedicato a Gabriele D'Annunzio, ci vogliono una noce di burro, poi ci sono 300 g di cioccolato fondente che andremo a sciogliere col burro a bagnomaria e aggiungeremo anche un po' di miele per renderlo più lucido, la glassa più lucida. Poi scorza di limone. Io metto anche una puntina, ma proprio una puntina di lievito vanigliato. Poi ci sono 6 uova, 150 g di semolino, 250 g di zucchero, un pizzico di sale, 25 g di mandorle amare che sono difficilissime da trovare. Un bicchierino di amaretto di Saronno e 185 grammi di mandorle. E cominciamo! Eccoci, allora abbiamo messo le due tipi di mandorle, mettiamo una puntina di zucchero perché così non si attaccherà. Le tritiamo non troppo grossolanamente, ma neanche troppo finemente. Ovviamente le sto tritando intermittenza. Eccoci, ho separato gli albumi dai tuorli, adesso montiamo a neve ferma gli albumi. Eccoci, montati a neve, guardate che bella. Non si muove. Cosa facciamo adesso? Teniamo in parte, mettiamo lo zucchero insieme ai tuorli e creiamo un composto bello spumoso. Eccoci, bello cremoso, mettiamo un pizzico di sale immancabile su ogni dolce, poi la buccia grattugiata di un limone. Dopo aver messo la buccia di limone, metto proprio una puntina di lievito per dolci. C'è chi non lo mette, c'è chi sì. Io preferisco metterlo. Poi mettiamo il semolino un po' alla volta e mescoliamo ancora. Aggiungiamo il bicchierino di amaretto di Saronno. Ho già messo già tutto il semolino, mescoliamo piano piano e aggiungiamo poco a poco le nostre mandorle. Infine mettiamo un po' alla volta il nostro albume montato in neve. Ovviamente dal basso verso l'alto con delicatezza e vedete che piano piano diventerà più morbido. Tutto lo dobbiamo mettere, tutto quanto, piano piano e mescoliamo. Eccoci, vedete, ho incorporato l'albume montato in neve, guardate che bello cremoso. Adesso lo rovesciamo qui nello stampo per il parrozzo che ho già imburrato e infarinato in precedenza. E intanto versiamo tutto il composto. Ecco, allora l'ho versato qui. Adesso io lo metto in forno a 170 gradi all'incirca 50 minuti. Dopodiché gli diamo un'occhiata, filiamo lo stuzzicadenti, vediamo se viene fuori asciutto, vuol dire che il parrozzo è pronto. Altrimenti lo lasceremo per altri 5 minuti. A tra un po'. Eccoci, è pronto. Vedete com'è bello? Adesso io lo faccio raffreddare un attimino, 20 minuti a temperatura ambiente. Dopodiché lo metto sul davanzale, visto che è freddo fuori, e lo faccio stare un altro 40 minuti all'incirca. Si deve raffreddare bene. A tra un po'. Eccoci qua, è pronto, è raffreddato. Fatto sciogliere a bagnomaria il nostro cioccolato fondente, ho aggiunto un gocciolino di latte, un gocciolino di panna e del miele, così sarà più fluido. E adesso, come
copriamo tutta la superficie del nostro parrozzo. Eccolo qua, è pronto. Solo che io lo sto impreziosendo con delle decorazioni. Granella di zucchero che andremo a mettere un po' nei lati. Eccoci, ho messo lo zucchero a granella, poi ho fatto l'agrifoglio con della pasta di zucchero che ho preparato stamane, sia verde che rossa. Questa va conservata a temperatura ambiente, ben celofanata, dentro un sacchettino così, e durerà sicuramente un paio di mesi. Non la mettete né in frigo né in freezer, perché altrimenti diventa troppo dura e dopo è impossibile lavorarla. Questo è il mio parrozzo decorato. Adesso lo lasciamo un attimino rapprendere, dopodiché vi faccio vedere. Eccolo! Guardate com'è bello il mio parrozzo decorato. Guardate che meraviglia, eh? Se volete vedere questa ricetta, andate su YouTube e scrivete parrozzo decorato della Vispa Teresa. Io adesso vi ringrazio, vi saluto, vi mando un bacione. Ciao, alla prossima!